Erano il simbolo di una pandemia che ha cancellato anche i volti, ma ora l'Italia respira, via le mascherine dal 28 giugno, data in cui tutto il paese entrerà in zona bianca nel livello di rischio minimo e si conquisterà un altro pezzo di libertà. Cade dunque l'obbligo di portare le mascherine all'aperto, dopo l'ok del Comitato Tecnico Scientifico, secondo il quale andranno comunque indossate in caso di assembramenti o nel corso di situazioni in cui non sarà possibile mantenere la distanza dagli altri. Lo stop all'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto sarà sancito dal governo con un decreto che dovrebbe arrivare al massimo entro venerdì. Rimane ancora invece l'obbligo di utilizzarla al chiuso quando si entra in un negozio o in un centro commerciale e poi all'interno di bar e ristoranti in tutte le occasioni in cui non si è seduti al tavolo, infine sugli aerei, treni e mezzi pubblici. E tra i cittadini c'è già chi esulta per la decisione del governo. Non ce la facciamo più con queste museruole. A cosa servono? All'aperto. Poi noi, guarda, sono felicissimo, guarda. Anche sì, molto felice, certo. Sì. Non vedevate l'ora. Beh, non si riesce a Anche si usano respirare. sporche, si usano Difficile. più di una volta, devono essere buttate, la gente non li butta, forse anch'io faccio uguale. Non è una cosa fatta bene. Secondo me sì, devono essere eliminate. Dipende, se la gente usa la testa, contento, se non la usa, preoccupato. Per me non è giusto, bisogna usare la testa e portare un po' di pazienza. Io sì, personalmente sono felice che non ci sia più quest'obbligo, l'importante è che si mantenga comunque una situazione di sicurezza, no? Nei confronti del Covid. Che può andare bene, no? All'esterno, però bisogna sempre portarla naturalmente la mascherina, tenerla e nel caso in cui c'è un assembramento, ci sono delle persone, di metterla Quindi lei è d'accordo con la decisione presa dal governo? Sì, mi sembra giusto. D'accordo con la decisione però di portare sempre la mascherina con sé anche all'aperto nel caso di una necessità. D'accordissimo, con prudenza però va bene così. Sono felice però allo stesso tempo preoccupata perché cioè, dipende un po' comunque anche dalla situazione, nel senso che se ci sono tante persone forse è comunque il caso di tenerla lo stesso su. Devo fidarmi al buon senso delle persone, questa cosa mi fa paura. D'altra parte, se tutti siamo vaccinati, perché no? Io dico, io ho fatto entrambe le dosi, se mi dicessero togli la mascherina dico di sì, ma se devo parlare con qualcuno che non si è fatta nessuna dose e non si vuole vaccinare, anche no, la mascherina me la tengo io. I vari studi dicono che comunque i contagi all'aperto sono comunque bassissimi. Ora, vuoi il tempo di caldo, vuoi le vaccinazioni, penso che non ce ne sia più francamente bisogno.